Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Facciamo questa disamina, partita terminata tra Pisa e Ternana allo stadio Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Finita a reti inviolate sullo 0-0. Allora, primo tempo che il Pisa fondamentalmente ha tenuto bene il campo, è stato propositivo e il mister è bravo oggi perché fondamentalmente ha messo in campo la squadra come abbiamo sempre chiesto, no? Quindi la difesa sempre stessa perché è intoccabile, io penso, e il centrocampo a tre con Marin, Nagy e Touré. E poi in fase offensiva ha messo dentro Sibilli, Torre Grossa e Puskas, quindi direi un 4-3-3. Bene, Pisa, ripeto, ha tenuto, cioè, primo tempo sicuramente appannaggio nostro in tutto e per tutto. Dal canto suo Lucarelli ha detto che loro hanno imparato dall'andata, loro non hanno imparato proprio niente, sicuramente hanno imparato niente, perché hanno imparato a fare il pullman, meglio tardi che mai. Era meglio se imparavano a fare pullman qualcun altro invece che con noi, ma purtroppo hanno imparato a fare pullman, vabbè, che poi alla fine loro cosa hanno fatto? Due tiri, con Mazzocchi e Martella, vabbè, bel tiro, bravo Nicolas a pararlo. Iannarilli ha parato anche l'impossibile, come sempre, no? Perché lui deve far vedere sempre a Pisa Iannarilli, e vabbè, è così, poi magari gli passano a tutte le parti, però oggi si deve far vedere che lui, che in qualche occasione è stato veramente, veramente bravo, vabbè. Detto questo, bravo Sibilli nella ripresa a procurarsi il rigore e poi purtroppo Torre Grossa lo lancia sulla traversa. Vabbè. Poi Puskas a tu per tu con Iannarilli, non c'è stato niente da fare. Un Touré oggi che non è come quello d'inizio campionato, sicuramente, come dove Touré mangiava l'erba. Oggi non era sicuramente il solito Touré, messo dentro un Mastino, anche lì sarebbe da ridire, ma d'altra parte, quelli sono i giocatori. Poi ha messo dentro Benali, posto di Sibilli, ma anche Benali, non lo so, forse non è il suo ruolo, sicuramente, credo io. E vabbè, un bravo Torre Grossa, anche se tanti tabellini danno 5, ovviamente sbagliando il rigore, ma io ho visto un bel Torre Grossa, a me mi è piaciuto, ecco, poi va bene. Puskas un qualche errore di troppo, infatti è andato 5,5 perché anche tu per tu con Iannarilli bastava alzare un po' la palla e sarebbe comunque entrato. Così non è stato. D'Angelo bene, fino a un certo punto, perché poi con i cambi, Luca, no comment. Io lascio a voi i commenti su Luca. Qua ci sono i commenti, io non dico niente, sto zitto perché non me la sento dire niente, anche perché se no magari qualcuno si offende e io non voglio, e quindi io preferisco un no comment per quanto riguarda il discorso Luca, la finisco qui. Poi per il resto bravo Beruatto, mi è piaciuto veramente, poi alla fine è stato Ber, ma anche perché poi insomma mi sembra si sia anche fatto male, insomma, eccetera eccetera, ha fatto bene secondo me D'Angelo, fa entrare Berra, anche perché poi ci abbiamo martedì, abbiamo il Vicenza a casa e quindi un'altra partita, ve l'ho detto, ora sono le partite ravvicinate una all'altra e quindi è così. Comunque, per tornare a noi, un Pisa che la malattia del Pisa è cronica. Io non riesco a capire, ma perché è cronica? Perché non si riesce a segnare. Nonostante Puskas, nonostante Torre Grossa, non si riesce a segnare. Io vedo un poco fraseggio, quello forse. Sarebbe da vedere, bisogna correre a ripari, ragazzi, perché ancora non è compromesso niente, per l'amor di Dio. Non è compromesso niente, assolutamente, per carità, ma poi ripeto, se andrà ai playoff, che problema c'è? Però lo vedo veramente oggi, ecco, se il primo tempo finiva un 2-0 a favore del Pisa non avremmo rubato niente a nessuno. È un problema cronico, non si riesce a segnare, inutile
cross contro cross. Bisogna lavorare più di fraseggio, secondo me. Bisogna lavorare più di fraseggio, perché in questa maniera non si riesce. Poi un Nagy oggi un po' appannato e un Touré, ripeto, un po' appannato, quindi ti viene meno quello che è il centrocampo e quindi di conseguenza fai fatica a impostare, perché ovviamente prendendo meno centrocampo fai fatica a impostare, è chiaro, è normale. Ma io credo che poi alla fine il mister troverà rimedio a questa situazione. I ragazzi ancora non sono al 100%, e si è visto chiaro oggi, chiaro, limpido e cristallino. I ragazzi non sono ancora al 100%, ma io penso che questo Pisa, come si sblocca, io penso se si sblocca con il Vicenza, io avremo, vedete che avremo terreno libero, terreno fertile, dipendentemente da tutti i Lecce qua e Lecce là. Calma, perché è ancora presto. Io credo che D'Angelo comincia, le squadre cominceranno a macinare da metà febbraio, fine febbraio, come al solito in avanti. Io credo che la squadra tornerà a pieni regimi, a pieni ritmi, e allora poi ne vedremo delle belle. Ancora non è detto niente, io lo dico per tutti quelli che ancora non è detto niente, siamo ancora agli inizi. Io l'ho detto, ne riparleremo all'inizio di marzo, dopo la prima settimana di marzo. Allora lì veramente vedremo e faremo, diciamo così, e tireremo un po' le somme, perché ora è presto, ancora è presto. Poi non è mica sempre domenica anche per gli altri, però l'unica cosa che io ripeto e ribadisco è questa: la malattia del Pisa è cronica, ora è malato e bisogna trovare la soluzione, perché con tutto quello che abbiamo davanti non riuscire a segnare una rete è veramente imbarazzante. Ma non lo dico solo io, l'hanno detto anche, se avete sentito, Corrado, eccetera eccetera, quindi è sotto gli occhi di tutti, è una cosa imbarazzante. Vediamo di porre rimedio, e di porre rimedio nel più breve tempo possibile. Il discorso è questo, ragazzi: 8 rigori concessi per il Pisa, 4 diciamo così segnati, quindi 4 realizzati e 4 non realizzati. Di questi 4 non realizzati, 1 era ininfluente e 3 erano comunque influenti. Vedasi Crotone, vedasi Perugia e vedasi oggi con la Ternana. E quindi comincio a pesare sul bilancio punti, no? Comincio a pesare sul bilancio punti, soprattutto se sei una candidata e vuoi andare in Serie A diretta. Poi se non ci si va, ripeto, l'ho sempre detto, va bene, playoff, e poi se non dovesse essere sempre l'anno prossimo, voglio dire, insomma, non è che poi si compromette chissà cosa. Peccato, perché è un'occasione, sciupare l'occasione dispiace, però io do un'occhiata al tabellino e poi la chiudo. Allora, l'occhiata al tabellino è questa: i tiri totali sono stati, e lo dico insomma, lo dico per Lucarelli Livornese Doc, i totali sono stati 17 per il Pisa e 8 per la Ternana, che poi la maggior parte sono finiti in tribuna. Quindi i tiri in porta sono stati 5 per il Pisa e 3 per la Ternana. Io direi 2, però tabellino riporta 3 e diciamo 3. Questo è il discorso. Quindi Lucarelli cosa ha imparato? Ripeto, ha imparato a fare il pullman, e ha imparato bene a fare il pullman. Chiaro, venuto qui, voleva il colpaccio. Questo è veramente, scende dalla luna proprio. Lui è stato fortunato, Barba Grazia, se non è entrato in rigore, perché se no la partita cambiava, ne prendeva 4 e andava a casa con 4 oggi. 4 a coso, a 0, vedi? Bello tondo Lucarelli. Vabbè, purtroppo è andata così, e giustamente è andata così, c'è nulla da fare. Vabbè, io per questo video mi fermo qua. Vi ricordo la trasmissione lunedì, noi siamo Nerazzurri, dove approfondiremo meglio diciamo la partita, e poi daremo subito uno sguardo a quella di Vicenza, perché lunedì ci abbiamo trasmissione e martedì il Pisa giocherà in casa alle 18:30 contro il Vicenza.
e lì noi non ci possiamo permettere di fare veramente passi qua, perché ora non ce lo possiamo più permettere. Poi affronteremo il Monza e poi avremo il Parma in casa. Questo è quanto. Noi dobbiamo dare una medicina a questo Pisa, una medicina, e una medicina che faccia guarire questo Pisa e lo riporti a vincere. Perché oggi, se il Pisa vinceva, non avrebbe rubato niente a nessuno. Ma purtroppo la legge del calcio è questa. Beh, io non mi dilungo oltre, vi rimando a lunedì a Noi Siamo Nerazzurri. Rimanete sintonizzati, che può darsi che domani faccio una live. Adesso vedo. Comunque sia, casomai occhio alla locandina e alle notifiche di YouTube. Bene ragazzi, io vi ricordo una cosa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, pollice su, mi raccomando, spolliciate e commentate il video. Bene ragazzi, vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!